E con la nuova sigla apriamo questa puntata di A Tutto Ponente, puntata prenatalizia. Parliamo di una cosa che a me sta molto a cuore, come a molte persone, lo sport e gli impianti sportivi. Lo facciamo con due ospiti in studio, parlando di Sanremo, con l'assessore allo sport Gianni Berrino al mio fianco, benvenuto. Grazie. E vicino a lui Mario Robaldo, il coordinatore del Partito Democratico di Sanremo. Allora, molti gli argomenti da trattare, partiamo dalla pista d'atletica, assessore. Se ne è discusso molto negli ultimi mesi, insomma, quest'opera che ha avuto un po' un iter travagliato negli anni, adesso si parla dell'affidamento, anche qua ci sono stati diversi passaggi, ma riassumiamo un attimo. Qual è la situazione attuale della pista d'atletica? Ma la situazione attuale della pista d'atletica è che è funzionante, con lo sblocco del patto di stabilità siamo riusciti a sistemare anche l'impianto di illuminazione, cioè a creare un impianto di illuminazione che sia necessario almeno per gli allenamenti. Che mancava perché per tutta una serie di motivi, pur essendo presente nel progetto originario, non si era riuscito a realizzarlo perché, poi magari lo specificheremo dopo, i costi dal momento iniziale in cui è stata progettata al momento in cui è stata realizzata sono cresciuti tantissimo, per cui sono stati assorbiti anche i fondi che erano stati stanziati per completarla con l'impianto di illuminazione necessario per poter anche fare le gare. E questo precludeva anche gli allenamenti, perché in questo periodo dell'anno viene buio presto. Non solo in questo periodo dell'anno, perché poi d'estate che si fa giorno molto più a lungo, però è chiaro che le temperature sono diverse, quindi comunque un impianto di illuminazione almeno sufficiente per allenarsi era estremamente necessario. Devo dire che con la collaborazione della MAIE, che l'ha progettato e realizzato in tempi brevissimi a un costo contenuto, siamo riusciti a far sì che la pista sia praticabile in quanto anello, insomma, per svolgere atletica adesso per tutta la giornata. E questa è una grande soddisfazione, perché in effetti avere una pista di quel genere, molto bella da vedersi, costata veramente tanto, e non poterla utilizzare dopo il tramonto era veramente un peccato ed uno spreco. Adesso siamo soddisfatti che finalmente sia possibile utilizzarla fino a notte, insomma. Quindi a cosa hai presente fisicamente per illuminare? Delle torrette? Sono presenti delle 5 torri faro, 4, 2, no, no, non 2. È vero. Due torri faro con 5 ci vado tre volte alla settimana, ci vado con due, con 5 una fari c'era ciascuno, che sta, no, una c'era per illuminare, perché poi per il cantiere ed è stata due piccolini, ed è stata completata con i fari per illuminare la pista, ma questa era la richiesta di minima, appunto, dall'attuale società che gestisce temporaneamente in via provvisoria il campo, per garantire appunto l'illuminazione sufficiente agli allenamenti. È chiaro che non si possono far gare perché non c'è l'illuminazione sufficiente per poter gare, sì. Contando che, ad esempio, un impianto di illuminazione sufficiente per far le gare sarebbe costato circa 300.000 euro, quello per permettere anche le riprese televisive, e in questo momento non sono soldi disponibili. Siccome però siamo coscienti che l'importanza della pista atletica sia rivolta soprattutto come impianto di base, quindi per permettere gli allenamenti dai più giovani agli atleti agonisti maturi, a questo punto non è l'impianto, diciamo così, dei sogni, però permette alla pista di rimanere aperta fruibile tutto il giorno. Robaldo, cosa ne pensa, insomma, di tutto questo iter, che ha seguito anche da vicino, conosce bene l'argomento? Cosa devo dire? Presentata in questa maniera è positivo, cioè, per carità, è vero che adesso si riesce con queste due, chiamiamole torrette faro, perché torri faro sono un'altra cosa, sono quelle da 300.000 euro che diceva lui, perché sono già i plinti con i fori per mettere dentro i pali, tipo quelli che ci sono nel campo da baseball, che è 200 metri prima. E adesso quelli che ci sono, che sono veramente un cerotto, perché poi sono costati 20 e qualche mila euro, fatti appunto di corsa dalla MAI. Ci sono una torre, era quella dell'impianto che usavano il cantiere per lavorare, quindi è stato rimesso in funzione quello, più queste due, diciamo che percorrere è un po' come mangiare a lume di candela, cioè invece che avere la luce uno ha delle candele, mangia lo stesso, lì corre lo stesso. No, io non sto esagerando, perché bisognerebbe che, e mi spiace anche, perché ieri sera altre volte sento dei consiglieri comunali
che sparano delle cose sulla pista d'atletica che è costata di più di quello che vuole, tutto quanto io non metto becco perché effettivamente gira le scatole a chiunque perché poi sono stati fatti dei lavori. Però la colpa è di quelli che ci sono dopo, no? Allora, La colpa secondo me è di quelli che non hanno controllato i lavori, perché sono stati fatti dei lavori. È semplice dir così. Vabbè, comunque, scusami se ti ho interrotto. No. Non è semplice dire così. No, è semplice dire così. Me, se c'è una mancanza di controlli, non è una mancanza di controlli, ma no. non era una mancanza di controlli. No, mi dispiace. Cioè, apri l'acqua, salta il coso, un impianto nuovo, salta. 4 milioni di euro non sono per la valvola mancante che costava 1.500 euro. Non parlo di 4 milioni, quello lì so che c'è. Se passiamo da 2 milioni di euro a 6 milioni e 2, non è una mancanza di controllo. È che all'epoca si è voluto portare in consiglio comunale una progettazione che era solo di. Forse di minima, senza contare che ci sarebbero state necessarie opere molto 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 infatti più grosse di quello che poi è stato, infatti è avvenuto così. È triplicato il costo e quindi le torri faro che erano presenti infatti ho detto non sono entrate come ha spiegato prima però passare da 300.000 euro a 20.000 euro e dire abbiamo dato la luce, no, abbiamo acceso una candela, perché questo è, e basta venire a vedere, perché io adesso da qualche mese anche mio figlio fa atletica, quindi lo vedo tutte le sere, e fino alla settimana scorsa si correva con il riflesso dei fari dei campetti di calcio di fianco, no? Adesso non sarebbe neanche dovuto correre, perché l'affidamento era solo per fin quando c'erano le luci del giorno. Non lo so, questo è un altro discorso ancora, perché secondo me la pista non è finita sei mesi fa quando è stata assegnata, è da un po' che è stata finita. Diciamo che probabilmente a questa amministrazione qua della pista non gliene è mai fregato niente. Adesso invece siamo sotto la campagna elettorale, quindi di luce, qualche cosa bisogna metterla. Mi sembra giusto confondere la politica con lo però sport. Però mi sembra che se mi lasci finire di parlare, può darsi che magari qualche concetto lo dico. Ha fatto una domanda, io ho risposto tecnicamente, se invece mi dice politicamente, rispondo politicamente anche sulla luce. Politicamente sulla luce quello è, io parlo delle cose che si vedono e che sono tangibili, che la gente che viene là tocca con mano. Quindi di conseguenza il problema vero è che non forse è mai... te ne saresti dovuto occupare quando eri responsabile di un partito di maggioranza, avresti dovuto controllare. Il PD è nato quando Bore è andato a casa. Chiarire, perché poi dopo alla fine... gli assessori del tuo partito non erano presenti nella giunta Bore. Vorrei farti notare che continui a passarmi sopra con la voce, non mi sembra che sia molto educato neanche, scusa se te lo dico, però abbi pazienza. Capisco che ti danno fastidio determinate cose. No, mi dà fastidio che ne racconti una parte e non la racconti tutta. Ma io racconto quello che vedo, quello che è, non racconto quello che racconto tutta. Io le carte in mano non ce l'ho, perché le avete voi, quindi io sto a quello che mi dici. Sono mancati i soldi, sono aumentati i prezzi e va bene. Io ti dico che i lavori sono stati fatti male, non solo per una questione di grano, ma sono stati fatti male, punto. Perché c'è degli ambienti che sono con l'umidità, per 3 anni è stata chiusa, e se tu fai una casa nuova e la tieni chiusa, sigillata, e non la apri, ti trovi di tutto, va distrutta ancora prima che non averla utilizzata. Quindi questo è, ed è un dato di fatto questo, non è un'invenzione mia, punto. Il discorso delle luci, che ripeto, meno male che ci sono, però è un discorso, è una pezza, è un cerotto, perché se già uno dovesse fare il lancio del peso, la pallina, il peso non lo trovi, perché non ce lo trovi, e ti vorrei invitare a venire a vederla, no? Vieni stasera alle 5:30, oggi c'è allenamento, e si vedrai che quello che ti dico non sono palle, ma è la verità. Ma perché quindi dice che questa amministrazione non se ne è voluta occupare? Perché a mio avviso avrebbe dovuto perlomeno forzare la mano e farla aprire, almeno renderla agibile almeno un anno e mezzo fa, visto che il CONI era venuto, aveva dato l'agibilità e tutto quanto. Ancora adesso non c'è l'agibilità degli spalti con i pompieri. Ma perché poi dici che ti interrompo? Non leggi neanche i giornali. Tu non leggi neanche i giornali, vieni qua a dire delle palle. No, io dico quello che mi raccontano. E non è vero, perché ti dovresti informare prima di venire in televisione, visto che sei segretario di un partito, dovresti informarti, perché è uscito l'altro giorno sui giornali che finalmente quello dell'altro giorno sui giornali non l'ho visto, faccio venia, ma l'altro giorno, ripeto, la pista è finita 3 anni fa, l'altro giorno tu mi parli. Abbi pazienza, perché poi io se volete vendere... Tu parli 10 minuti e poi dici che ti salgo sulla voce. Allora, finisci di parlare così ricomincio. Se guardiamo la registrazione vedrai che hai parlato molto più te che me.
sentiamo la chiusura di Robaldo e poi Berretti. No, la chiusura è questo qua, che il problema è che questa amministrazione qua non ha seguito in particolare questo e lo sport in generale, perché non c'è la sensibilità. Io non voglio fare colpe, ma non possiamo aspettare che il nostro sindaco di Sanremo si sposi, abbia dei figli e pratichi dello sport per capire l'importanza dello sport in questa città. Non lo possiamo aspettare, no? Perché sono 4 anni e mezzo che non ha fatto assolutamente nulla. No? Berrino. Poi per carità c'è il patto di stabilità, ma la volontà deve superare queste cose qua, perché se non fondiamo le cose sulla scuola, sullo sport per i nostri giovani, perché non è solo fare sport. L'altra sera, e dico anche il nome, Leuzzi, che in consiglio comunale ha detto: ma abbiamo aperto questa pista, abbiamo speso 14 milioni, lui addirittura ha sparato, e non abbiamo neanche dei campioni, come se noi dovessimo fare delle strutture se ci sono dei campioni, se no non le facciamo, no? Cioè, queste qua sono cose assurde che escono da una mentalità che vi ho detto prima. Cioè, non c'è la mentalità e la capacità di capire che lo sport affianca alla scuola è fondamentale per far crescere i ragazzi sani e per tenerli anche lontani dalla scuola, dalla strada. Perché lo sport sociale, ha anche sport. Questo funziona. Se riesco a parlare prima, sentiamo la replica della la trasmissione, perché voglio dire, io sono venuto qua per parlare di sport. Se invece devo parlare di politica, allora parlo di politica. E dico che non è normale politica, che un segretario di un partito venga qua a dire delle palle. Perché mi dispiace, caro Robaldo, palle per me non lo sono, quindi dico quello che penso. Mi dispiace, caro Robaldo, ma non è vero che sono palle. Ma non è vero che gli spalti non sono a norma, e non è vero che non abbiamo la certificazione antincendio. Gli spalti è una. Perché no, siccome tu hai detto uno. No. È un aspetto. Poi se vogliamo parlare dell'acqua calda, se vogliamo parlare delle strade che si staccano, la pista d'atletica è stata progettata dall'amministrazione Borea. Bravissimo. Con un costo iniziale di 2 milioni e 200 mila euro è costata Bravissimo. Circa 6 milioni di euro. E non per errori di lavoro. Gli errori di lavoro ci sono, il comune di Sanremo è in causa con la ditta che ha vinto gli appalti. E infatti non ne voglio parlare per quel motivo lì. Quello lì è un problema tecnico ed è un problema di tecnica, non è un problema di politica. Va bene. La volontà di questa amministrazione è stata quella di finire la pista atletica, tant'è che ci ha investito quei 4 milioni di euro che non erano stati previsti all'inizio dei lavori. E probabilmente se all'epoca adesso non fare passare comunale, che l'avete fatta voi, non l'abbiamo fatta noi, però è sbagliato quello che tu dici, perché se non avessimo avuto la volontà di finirla non l'avremmo finita. Invece ci abbiamo investito tutti i soldi che erano necessari, nonostante che in consiglio comunale fosse stato portato nel 2006 un progetto che non era fattibile, perché non c'erano le scogliere a mare per riparare dalle mareggiate la parte esterna, non erano previsti. Questo non è un indirizzo politico. Non è vero, perché voi all'epoca. Tu scusa, all'epoca, come assessore ti metti a fare dei progetti. E allora non io come credo. Assessore mi metto a controllare personalmente i lavori. Tutti i ritardi che la pista d'atletica ha avuto nella sua realizzazione sono figli di un progetto che all'inizio non era completo. Per cui l'amministrazione si è trovata ad impegnare molti più soldi del previsto e ce li ha messi tutti, perché la pista d'atletica, comunque, io avrei fatto prima il palazzetto dello sport, ma questa è una mia convinzione personale, sono contento che sia stata realizzata la pista d'atletica a Sanremo e ho voluto, col sindaco abbiamo voluto, che la pista d'atletica fosse finita. Poi, per problemi relativi al come sono stati fatti i lavori, la ditta dirà per come è stato fatto il progetto, la pista, che pur sembrava finita, non lo era perché non era agibile per tutta una serie di problematiche che questa amministrazione, prendendosi forse anche dei rischi, non dei rischi dal punto di vista della incolumità, ma nei rapporti, ha voluto comunque risolvere facendo tutta una serie di interventi che hanno reso la pista più brutta, perché ci sono le reti e tutto il resto, ma finalmente fruibile. Finalmente l'abbiamo potuta nel giugno 2013 affidare alla S Foce con un provvedimento d'urgenza e non definitivo. Questo per quanto riguarda quando è iniziata a costruirla la pista. L'ha voluta l'amministrazione Borea. 5-6 anni. E ho capito, renderla usufruibile. E ho capito, è mica colpa dell'amministrazione, né dell'amministrazione Borea, né dell'amministrazione Zoccalato. Ci sono stati grossi problemi nei lavori, sono stati fermi. No, ho detto, non è colpa né dell'amministrazione Borea, né dell'amministrazione Zoccalato, se hanno poi trovato un fondo che non era quello che si aspettavano, hanno dovuto fare varianti su varianti e tutto il resto. E questo ha portato a che fossero finiti definitivamente quei fondi che sarebbero stati necessari anche per fare le torri faro. Per quanto riguarda invece la certificazione dei vigili del fuoco, noi l'avevamo fatto un anno e mezzo fa. Parliamo delle tribune di cemento armato. Allora,
Quindi il fatto che il CONI sia venuto e ha detto la pista è regolare, perché poi c'era anche diceva che la pista non era regolare, non era insomma tutte le musse che vengono, che si dicono a Sanremo. Sì, la si pista è regolare, che la più corta. È stata fatta da una delle per quanto riguarda l'anello, delle società leader al mondo, è perfetta. La certificazione antincendio purtroppo è arrivata 10 giorni fa, ma non è colpa nostra, perché noi l'abbiamo richiesta, è arrivata 10 giorni fa, ma non perché posso ci fossero dei problemi. Posso, è arrivata posso dieci dire giorni una cosa nonostante, e te la faccio come nonostante, appello? Nonostante l'avessimo chiesta e richiesta 100 volte, alla fine sono andati i tecnici personalmente più di una volta e finalmente la certificazione è stata rilasciata. Ma la certificazione con l'usufruibilità della pista non aveva niente a che fare, perché anche le tribune erano sicure, solo che non c'era la certificazione antincendio per delle tribune in cemento armato all'esterno. Comunque adesso quella una cosa burocratica, tutte le insomma, certificazioni. Un problema necessarie. Posso fare un appunto? Scusa, finisco ancora una cosa. Quell'impianto di illuminazione che tu dici a lume di candela, va bene, lo sono andato a vedere. In proporzione, ovviamente. Sotto i fari si vede bene. Siccome la S Foce la ritengo una società seria, i genitori che va bene, non ti ho detto che. Ti ho detto, per favore, meno male. Nel frattempo, quell'opera lì. 300.000 euro adesso è impossibile da metterci. Almeno facciamo quella. Ho detto meno che male. Permette ai ragazzi un bypass di allenarsi. T'ho detto meno male. No, t'ho detto, no, però non no, fatene in campagna elettorale un qualche io cosa sono qua che oggi sembra non che per sia. Fare campagna elettorale. È una candela in mezzo su un tavolo. Il giornalista ha fatto ecco, una domanda. Com'è la situazione? Detto, finalmente. Grazie all'intervento provvidenziale della MAE, grazie allo sblocco del patto di stabilità che ci ha fatto la Regione Liguria, perché io sono solito dare i meriti a chi ce l'ha e le colpe a chi ce l'ha, siamo riusciti, il Comune di Sanremo, non l'assessore Berino, non il sindaco Zoccato, siamo riusciti come Comune di Sanremo a montare quelle torri faro, torrette faro, fiammiferi con delle lampadine, fai te necessari perché i ragazzi si possano allenare, quello secondo me è il risultato da mettere in evidenza. Io su questo non faccio polemica, attenzione, non sto denigrando niente. Ho detto meno male che almeno quello c'è. E ti rimando però, all'utente da quello che dovrebbe aver creduto nella pista d'atletica, perché se non ci avessimo creduto, guarda, probabilmente avremmo trovato anche sentire, modo di non finire i lavori. Senti, io sono 25 anni che faccio volontariato. E la mia esperienza è quella che se vuoi fare delle cose trovi il modo per farle. E infatti abbiamo trovato il modo per farle, sì, per finirla. In quanti anni? Negli anni necessari. No, in quanti anni? Combinazione adesso, per quello che dico. Allora che te lo ripeto, se l'amministrazione fuori avesse fatto un altro progetto, probabilmente la pista atletica sarebbe stata finita 4 anni fa. Ma per carità. Invece siccome quel progetto lì era così, ma tanto per portarlo carità in consiglio comunale, ma molto prima. Nessuno vi ha ordinato di prendere il posto di Boris. Se no, voi che vedete, parliamo noi e facciamo delle cose che non sono. Io vengo a dire quello che ritengo che sia da dire. Forse avreste messo lo stesso tempo a realizzare la pista. Non lo so, tu non lo puoi dimostrare, io neanche. Allora, io penso di no, perché allora, noi c'era la volontà di farla, visto che l'abbiamo, finanziata. Secondo me no. Invece sì. Però la verità è sotto gli occhi di tutti, che due anni fa la pista era finita. Ed è stata aperta solo 6 mesi fa. Quindi per un anno e mezzo. Per un anno e mezzo siamo andati a litigare con l'impresa. Guarda che 2 anni fa era come adesso, ma non è vero, 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 non è vero. Vabbè. Al di fuori, passando dalla Via Aurelia era come adesso e dall'elicottero era come adesso, su questo ti do ragione, dentro no. Dentro alcuni locali dentro sono ancora no inaccessibili adesso. Sono inaccessibili perché siamo allora ancora in contenzioso con l'impresa. Va bene. E il contenzioso con l'impresa non è posso nato fare una colpo proposta del Berrino o del posso fare una proposta? Robando, eh? Posso fare una proposta? Sentiamo la proposta. Visto che in questi anni tu hai detto che la regione sulla pista atletica. Sì, è pista d'atletica. Io ti sto parlando della pista d'atletica. Se io pensavo di partecipare a un'amministrazione dove il segretario del PD viene ad attaccare su una pista d'atletica che ha progettato la sua parte politica quando era al governo, va benissimo. Io vengo a dire le cose come sono. Se te ritieni che sia un attacco, prenditi l'attacco. Io sono venuto a dire le cose come sono. Una schifezza solo per prendere il merito che la pista la facevate voi, perché quel progetto allora fammi l'elenco delle cose non schifezze che avete fatto voi. Piazza Colombo, Piazza Eroi, ma fammi l'elenco di quello che avete fatto voi, cose belle, perché noi abbiamo fatto delle schifezze, voi che avete fatto le cose buone, dimmi dove sono. Ho detto che il progetto non era degno di essere portato in consiglio, non che una schifezza la pista atletica, perché poi vai a dire in giro. Io ti ripeto, noi abbiamo deciso di finanziarla, uno alla volta.
una volta digliela lui. Se no non si capisce. Se mi sovrapponete non si sente. Io capisco che il politico scafato. No, il politico scafato. No, no, il politico scafato non lo sono perché io sono 10 anni. Il politico scafato fa. Non ti fa parlare in maniera che almeno così tu non puoi dire quello che vuoi. Anche lei è un segretario di partito. Infatti, no, adesso si dimentica un po' di cose. No, guarda. Il problema è che io non sono venuto per bisticciare con te. Tu stai bisticciando con me. Perché se vuoi che alzo la voce, alzo la voce anch'io. Sono bravissimo. Credimi. Ma io colpe notevolissime, altro che per carità, difatti c'è. No, la colpa di averla fatta è lì, però è lì. Non grazie a noi. Vabbè, comunque, sentiamo la proposta. Lasciamo perdere le medaglie che non me ne frega niente. Il discorso è che visto che la regione, l'ultimo mese, con tutti i problemi che ci sono, ha dato il permesso di poter spendere dei soldi e state asfaltando dappertutto, anche le strade che non sarebbero da asfaltare. Sono finiti gli asfalti. Sono finiti i soldi. Di fianco alla pista d'atletica però ci sono 100 metri per arrivare nel piazzale che quando piove c'è tanto fango così, un palmo ce ne viene, no? Allora, per fare l'asfalto dappertutto, se ci tenete tanto a questa pista d'atletica, perché non avete pensato di fare 100 metri di asfalto, 100, di fianco tra il campo d'atletica e il campo di calcio? Perché di là c'è l'asfalto, non dico tutti intorno al campo d'atletica, solo quei 100 metri per permettere ai motorini, alle macchine di arrivare senza riempirsi di fango, almeno fino davanti alla pista. Ti rispondo subito. Almeno quello, no? Ti rispondo subito perché abbiamo stanziato molti più soldi necessari. E speravo che ci fosse ancora il tempo di farlo, per quello che te lo dico. Per finire la palestra di via Panizzi, che era ferma da 12 anni, e che siccome loro tenevano tanto allo sport, non si erano neanche sognati di portare a termine. Noi volevamo farne una nuova, ma c'è stato impedito. Intanto però ce n'era una iniziata che è rimasta lì. Allora, quei soldi del patto di stabilità che grazie al governatore Burlando sono stati sbloccati, e questo gli va merito, perché quando ci sono da fare queste cose non guarda in faccia alla politica, ma guarda in faccia ai comuni. Ed è giusto che sia così. Ai risultati. Ed è giusto che sia così. Abbiamo terminato a tempo di record, una palestra necessaria non solo per la scuola, ma per tutti gli abitanti, non solo della Foce, di via Panizzi. Che quando, sarà quando è stata iniziata quella palestra lì? Forse con Bottini, forse quando ero io vice sindaco. Ma io so che c'erano dei progetti che con voi dovevano andare avanti quella palestra lì. Era rimasta ferma. Io so che qualcosa è stato fatto, abbiamo fatto anche delle foto. Forse è più importante. È più importante per i ragazzi avere quella palestra finita rispetto a 100 metri di asfalto che comunque vengono fatti non adesso. Ma invece che asfaltare via San Francesco, che non aveva bisogno di essere asfaltata, solo che in centro e tutti vedono, mettevi 100 metri laggiù. Ma non dica a te, parlo come amministrazione, no? Sei assessore di questa amministrazione, sei in giunta, magari. Qualche cosa c'entri, no? Di asfalto e tutto, però stiamo finendo. E va bene, e questo è un merito. Una palestra che verrà utilizzata da centinaia di ragazzi. Sfondi una porta aperta, questo qua è un merito. I meriti che avete io non ve li nascondo. Tu mi hai fatto una domanda. Te l'ho detto oggi perché pensavo che ci fosse ancora lo spazio per poterla fare, no? Anche per essere propositivo, ho detto guarda, io pensavo che lo faceste, non l'avete fatto fino oggi, mi dici sono finiti i soldi, prendiamo atto che... Non me ne sono occupato. Però, per dire, siccome l'hanno denunciato anche ieri sera in Consiglio Comunale, Nocita ha detto, ma asfaltato via San Francesco che non era da asfaltare, allora invece che asfaltare via San Francesco che non serviva, fatti la palestra di via Panizzi e va bene, e metti un asfalto. E allora se vuoi ti faccio l'elenco di altri posti che ci sono ancora adesso, le buche. Probabilmente se la vostra amministrazione ha speso qualche centinaio di migliaia di euro in fare asfalto che invece non sono stati fatti. Ma no, infatti noi siamo stati accusati di rifare tutti i marciapiedi con le tubazioni sotto. Però gli asfalti non li avete fatti. Però gli asfalti non li abbiamo fatti. E quindi dopo ci avete mandato a casa. Gli 6 mesi dopo. Dubito che li avreste fatti. Sì. Comunque, c'è già un bel clima elettorale. A rivincere le elezioni. Contavamo di fare gli anni dopo. E quindi vi siete presentati e non avete vinto. Per carità. Torniamo alla pista, assessore. Ha detto prima che quello... c'è questo affidamento che non è definitivo. Ecco, quali sono non i è definitivo perché non è definitivo solo perché la legge regionale non prevede l'affidamento diretto. E quindi in presenza di più società che si occupano di atletica leggera a Sanremo non era possibile dare un affidamento diretto alla S Foce. Ce n'è una e una non fa atletica completa. No, ce ne sono tre. Vabbè, comunque, visto che vuole un campo che la legge prevede sia dato tramite gara, l'affidamento alla Foce è stato dato in via provvisoria d'urgenza proprio per la necessità di aprire lo stadio prima della scorsa estate. Quando terminerà questo periodo di provvisorietà
d'urgenza, l'ufficio ha già ricevuto mandato dalla Giunta di definire un bando d'appalto a cui potranno partecipare tutte le società che lo vorranno per la gestione integrale del campo, quindi campo d'atletica, palestra, 240 metri quadrati di palestra, sebbene con un'altezza di 4 metri che non si capisce, è un mistero della vita. Palestra è più alta di 4 metri? No, 4 metri e mezzo, no, non si ci può fare nient'altro che, guarda, che la palestra. Purtroppo mi porto un metro oggi. Non arriva a 5 metri. No, abbastanza alto, mi sembra che sia. Cioè, perché un'altezza non si ci può giocare alto. A pallavolo, non si ci può giocare a bella canestro. Non ha neanche le dimensioni della pallavolo. Sì, perché 240 metri, quella è una delle palestre più grandi di Sanremo. Si sarebbe potuto fare ginnastica artistica, non si ci può fare niente. Nonostante scavando ginnastica sotto. Ginnastica artistica sicuramente ce lo puoi fare. No, fare non si può fare perché puoi fare non si può fare perché con la ginnastica artistica hanno bisogno di lanciare le palle, i birilli. Beh, ma judo, karate, altri tipi di arti marziali, ginnastica a corpo libero. No? Ed è un peccato, adesso che con la fame di palestra che c'è a Sanremo sarebbe stato bello se fosse stata più alta. Comunque, la palestra. Tutti gli spogliatoi, tutti i locali di contorno agli spogliatoi, quindi ci sono ambulatori per eventuali studi medici o fisioterapici, e la struttura del bar-ristorante. Quindi il compendio verrà messo con una gara d'appalto, verrà affidato. Siccome però anche lì c'è la necessità di, nonostante la pista sia completa di tutti gli attrezzi necessari per l'atletica leggera, quelli che... di base. Sì, quelli necessari per gareggiare. Ho visto che adesso la Sefoce ha comprato alcuni attrezzi per far allenare i bambini, però quelli per fare le gare ufficiali ci sono tutti, però c'è da arredare ancora la palestra e da creare l'area bar e da fare l'arrivo. L'appalto a cui noi pensiamo è quello di che chi se lo aggiudichi con un tempo abbastanza lungo da potergli permettere di investire nella pista, che bisogna ricordarlo, è costruita secondo me in un posto ottimo perché è vicino alla pista ciclopedonale e quindi può essere usufruita in sinergia con la pista ciclopedonale che presto verrà aperta fino a Ospedaletti, quindi può servire anche come base il bar, soprattutto il bar o gli spogliatoi come bar per chi non utilizza. Sarebbe da fare un complesso generale dove... E tutto questo naturalmente, come diceva prima Robaldo, passa anche dalla sistemazione di tutta l'area esterna. Perché giustamente Robaldo diceva della strada, ma c'è anche il piazzale fuori che è tutto di ghiaia, e c'è la parte tra la pista atletica e la pista ciclopedonale che è da sistemare, perché quello lì deve avere lo sbocco, un collegamento, deve avere lo sbocco. Onore del vero, bisogna dire che adesso la società calcio ha fatto pulizia, c'era tutto pieno di però c'è ancora il cancello che chiude di custine, proprio pulito, quantomeno se dovesse andare un deserta, di ordine c'è venuto. Perché ci sono poi questi rischi se dovesse bandi. Certamente, cioè, ieri sera ne abbiamo discusso proprio in consiglio comunale stadio, per quanto per riguarda esempio. Lo stadio, secondo me le stesse problematiche ci saranno sulla pista d'atletica, perché senza contributi un salto nel buio, comunque un costo gestirla la pista, oltre ai possibili incrementi ci sono anche i costi, però, contando che posso a questo punto, non solo per il discorso della pista d'atletica, questo secondo me è un discorso da ampliare, che per quanto ci riguarda, se riusciremo a essere poi noi a poter mettere le mani all'amministrazione, faremo, ma penso che debba essere un discorso che chiunque abbia la possibilità di farlo lo debba fare, ed è un discorso sullo sport che un po' accennato ieri sera anche Moroni sul discorso del calcio, però dobbiamo renderci conto che il calcio è sicuramente lo sport principale che mio figlio ha fatto per 3-4 anni, però ci sono una serie di sport minori che sono devono avere il giusto peso, la giusta attenzione, e quindi dare la possibilità e alle società che fanno seriamente, perché poi bisogna anche controllare quello, che fanno seriamente lo sport, e ai bambini che hanno magari la possibilità cioè dare la possibilità a tutti, perché non è detto che tutti riescano magari a pagarsi anche quel poco che le società cercano di chiedere, però comunque sempre un costo, quindi dare la possibilità e alla società di operare e ai ragazzi e ai giovani di poterne usufruire, perché è veramente importante, dicevo prima, l'aspetto sociale che ha lo sport, quindi non deve essere solo un discorso di visto sotto l'aspetto economico, quindi non si fa. L'aspetto economico è non fare determinate cose, ha un significato
molto pericoloso, che è il significato di dire non dare la possibilità e la capacità a certi ragazzi di fare sport per quanto riguarda lo stretto per sport, tutto quello che concerne e per quello che ne comporta dietro. Però l'appalto non ha questa finalità. Ho capito, cioè, che l'appalto non prevede. Non sto parlando di appalto in genere, sto parlando di una filosofia che dovremmo cercare di perseguire, che è quella. Infatti, io sono andato a Milano e ho avuto l'onore di essere un delegato all'Assemblea Nazionale del PD. Renzi, tra tutto il discorso che ha fatto e le cose condivisibili che spero che riuscirà ad attuare, ha basato tutto su una cosa che secondo lui è più importante, e io la condivido in pieno, che è la scuola. Cioè, la scuola intesa come formazione delle nuove generazioni, però, dei bambini, i ragazzi. Tutto. Però a fianco alla scuola c'è il discorso dello sport, perché uscite da scuola, bon, se le famiglie lavorano ci deve essere qualche cosa. Tu hai ragione, ed è condivisibilissimo. Però siccome Renzi, prima di fare segretario del PD, e ancora adesso sta facendo anche il sindaco di Firenze. No, ho preso spunto anche, per... Anche, no, ma giustamente ve lo dico, anche a Firenze, come a Genova, come a Milano, per parlarti di amministrazioni di centro-sinistra, ma ti potrei dire come, qualche amministrazione di centrodestra che c'è in giro per l'Italia. Il comune, quando fa degli appalti per la gestione, poi bisogna sempre dividere mentalmente la gestione dall'usufruire dell'impianto sportivo. È chiaro che quando il comune farà l'appalto per la gestione della pista atletica, fisserà lui i prezzi di accesso alla pista, che dovranno essere popolari come quelli che abbiamo messo adesso alla Foce, che abbiamo detto, se la Foce, siccome la Foce ha dei costi in questo momento, no? Perché comunque pulisce, tiene aperto, lo faranno come volontariato, ma anche il volontariato vuol dire costa, comunque, no? Costa, certo. Quindi no, abbiamo detto, giusto, fanno, che le altre... È giusto dirlo, lo fanno assolutamente come volontariato, certo, però comunque ha dei costi, no? Quello è, certo. E le altre società che questi costi non li supportano hanno hanno un prezziario stabilito dal comune e comunicato alla S Foce per poter entrare e usufruire della pista atletica. Questo verrà posto anche nel futuro bando d'appalto. Anche perché poi ci sono gli adulti che ne usufruiscono, quindi è giusto, certo, che uno che vada a correre. Però vuol dire anche per i ragazzi fantastico. Sono veramente bassi, ma come abbiamo fatto nelle palestre l'altro quindi giorno. Quindi sarà inserito nella gara. Certo, ad esempio nelle palestre facciamo pagare 50 euro al mese a società, no? Mi ha detto, ma a Torino piuttosto che in altre città, questo ragazzo qua mi ha detto, si paga molto molto di più per usufruire del paese. Noi abbiamo detto, va bene, però siccome saremo di impianti sportivi, non ce ne sono tanti, giustamente lo sport deve avere la priorità, perché non si deve incassare sullo sport, mettiamo delle tariffe veramente popolari, in modo che comunque sia, almeno garantiamo che chi le chiede, fare una differenziazione, chi le chiede, chi paga, in base al numero di atleti. No, infatti, il numero di atleti e anche il numero, alle possibilità che ha una persona. Cioè adesso però vuol dire, noi lo paghiamo per le società. Noi, ad esempio, sì, abbiamo copiato da Genova. Un impianto, no? Piuttosto che chiudere un impianto. Perché, diventa forse complicato, però. Però abbiamo preso le tariffe da Genova. Che cosa si può magari studiare. Però noi non possiamo fare il comune non può fare il lavoro delle società. Ma se una società ha 100 iscritti, no, noi diciamo, vero, fino però a 100 iscritti, noi ti paghiamo tot. Poi sarà compito della società, se ha qualche ragazzo che vale la pena fargli fare sport. L'importante è che vengano coinvolte comunque anche in queste scelte, coinvolte magari le società. Ma le società ti dicono datecelo gratis, come è giusto che sia. Però siccome gratis non può esistere, perché per legge i servizi devono essere pagati e in tutte le città d'Italia si paga, noi abbiamo cercato di prendere le tariffe, ad esempio quelle di Genova erano le minori, le abbiamo ancora diminuite. Penso che i genitori comunque facciano anche volentieri, uno che può magari contribuire con qualcosa di dare un contributo piuttosto che dare, e quindi trovare una forma tale per cui l'importante, il fine è che le società sportive serie possano veramente portare avanti un discorso di sport che non è solo lo sport legato fine a se stesso, ma è tutto quello che c'è. Dobbiamo purtroppo fermarci qui. Mi fa piacere che l'argomento dello sport sia così vissuto con grande passione da parte di chi poi se ne occupa come gestione, come i nostri ospiti. Avete visto che sono intervenuto anche molto poco, perché c'è stata una grande passione, un grande scambio, e di questo ringrazio l'assessore Gianni Berrino e Mario Robaldo, il coordinatore del Partito Democratico, per essere stati con noi. Buon lavoro, auguri di buone feste, visto che auguri a tutti. Siamo in periodo natalizio ormai. Grazie. Torneremo. Ne approfitto anche però per fare i complimenti al giornalista sportivo che oggi ci ha lasciato parlare anche troppo per i suoi successi sportivi. Lasciamo stare. Grazie di nuovo, grazie a tutti voi per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata.